Qui davanti a me si vedono le tracce di un animale che si chiama lepre variabile. In neve fresca nel bosco di Larici, utilizzando le ciaspole. Perché la fatica è stata poi ricompensata da un panorama splendido. La montagna, la fatica, eccetera, possono essere metafore proprio della vita. Di discesa che si chiama il zompettare, zompettare. Vi saluto, sono il professor De Rosa dell'Istituto Tecnico dell'IS Toriani di Cremona. Sono un membro di questa gita che è stata organizzata dall'Istituto per i ragazzi dell'ITIS, espressamente per alcuni ragazzi dell'indirizzo elettrico, meccanico e informatico. I ragazzi che hanno aderito a questa gita sono 44 e sono una buona maggioranza rispetto alla percentuale che costituisce il gruppo classe. Gli insegnanti accompagnatori sono 4. Questa gita è stata organizzata su proposta diretta dei ragazzi che all'inizio dell'anno hanno vagliato il piano gita dell'Istituto e hanno ritenuto che questo tipo di gita che combina l'aspetto storico-culturale con l'aspetto naturalistico potesse interpretare al meglio la loro idea di gita dell'anno. L'itinerario che sale dal fondovalle da Val di Rem, da Breuil, fino ad arrivare alla croce di Antrelora è senz'altro uno dei più significativi del parco. Io lo uso molto quando accompagno i ragazzi, in questo caso abbiamo un gruppo di circa 40 ragazzi, quindi saremo due guide. A tutti i ragazzi abbiamo dato le racchette da neve e i bastoncini. Ragazzi, tu sei grosso? Io sono sì, una bestia, esatto. Un altro bello spesso. Ecco, questo è un percorso anche didattico, perché una volta, sia durante la salita lungo il bosco, quindi con le specie vegetali diverse, le tracce degli animali, è senz'altro una cosa molto interessante e anche molto didattica. Una volta poi arrivati al piano dove c'è la croce, il panorama permette di raccontare molte cose legate agli ambienti, alla geomorfologia della valle, ai ghiacciai che erano presenti fino a migliaia di anni fa. Ecco, questo è un itinerario veramente significativo e non troppo impegnativo, perché la prima parte è decisamente facile. Alcuni tratti sono in salita, però senz'altro vale la pena. No, scusami, diamo a lui. Questione di strategie e di racchette che abbiamo. A te. Prendete anche i bastoncini, mi raccomando. Grazie. Grazie a te. Perfetto. Allora, a te. Dunque, queste qui volevo tenerle per gli insegnanti. Va bene. Adesso facciamo qua, mentre partiamo, tu stai ultimo a controllare che non lascino niente in giro. Possiamo andare? Ok, andiamo. Per di qua. Ecco, stai dietro, Paolo. Attenzione, ghiaccio. Preparazione. Vediamo un po' se posso dire qualcosa che possa essere utile. Allora, è importante quando si parte di dare delle indicazioni ben precise alle persone che si accompagnano. Bene, qualcuno di voi le ha già messe? Eh? No. Ma tanto voi siete in gamba e capite subito. Questa si chiama racchetta a neve. Allora, questa parte del circuito baldasse è la punta, ok? Dietro naturalmente la coda. La prima cosa importante, vicino alla coda c'è un ferretto che bisogna aprire in modo che la piastra si possa sollevare, e questa sarà sempre così, sempre sollevata, ok? Normalmente per mettere le racchette ci mettiamo tutti in circolo e chi non le ha mai messe appunto viene aiutato. Di solito racconto come bisogna utilizzarle, come si indossano, il fatto che bisogna stringerle per bene perché altrimenti si rischia di perdere nella neve fonda. Le racchette vanno usate sempre
con la parte posteriore aperta, la placca che si possa alzare, e i bastoncini non si usano, si usano liberi senza indossare i laccetti. Questo sempre per un problema di sicurezza. Destra e sinistra uguale, non c'è differenza, e le racchette sono apolitiche. Allora, sono Yosita Bassani, sono un'insegnante che ha accompagnato le due classi in questa gita nel Parco Naturale del Gran Paradiso, e direi che l'esperienza è stata molto positiva sia per quelli che si sono divertiti in mezzo alla neve perché hanno facilità nel camminare, nel mettersi alla prova, nel divertirsi comunque facendo esperienze nuove, sia anche per quelli invece che sono stati molto in difficoltà. Qualcuno c'è stato, perché comunque è stata un po' tutta una metafora. Hanno capito che la montagna, la fatica, eccetera, possono essere metafore proprio della vita. Si può raggiungere anche un obiettivo pur facendo fatica, fermandosi, prendendosi tempo, anche con tempi diversi dagli altri, però poi alla fine si arriva in fondo, per cui credo che tutti siano stati molto soddisfatti nell'avere provato questa esperienza. Allora, qui attenzione, no, non vanno calpestati i binari. Ragazzi, fuori dalla pista, non calpestare, si fa un passo lungo, ok, senza calpestare. Sci di fondo, non calpestate i binari. E anch'io mi sono divertita tantissimo, per me era la prima volta con le ciaspole, io cammino ma non ho mai provato le racchette, e invece devo dire che mi sono divertita assolutamente tantissimo. Paesaggi molto belli, la valle è stupenda, per cui anche l'aver visto sul versante opposto le slavine che scendevano, ci è stato spiegato, no, il motivo per il quale nel versante che abbiamo praticato noi questo non accadesse, perché l'altro, vederle da vicino, sentire il rumore, cioè capire che la montagna non è solo silenzio, ma anche, cioè, ci sono rumori che noi non siamo abituati ad ascoltare, che la città non permette di vivere, davvero è stato intenso, bello. Altra valanga lassù, vedi che sta scendendo? Lì, altra valanga. Oggi ne sentiremo parecchie perché scalda bene. Sentite un po', poca roba. Questa qui è una valanga da ridere, piccola. Immaginate quelle grosse. Durante il percorso ogni tanto ci fermeremo per raccontarvi il territorio. Se qualcuno ha delle domande, delle cose che gli attanagliano l'interesse, può naturalmente fermarsi, chiamare, via così. E naturalmente anche per qualsiasi altro problema. La nostra società è nata praticamente grazie alla richiesta di alcuni insegnanti di essere accompagnati alla scoperta del territorio, soprattutto del Parco del Gran Paradiso. Quindi è una delle attività che noi facciamo più spesso. Sono migliaia ogni anno i ragazzi che accompagniamo lungo i sentieri, soprattutto del Parco del Gran Paradiso, ma questo non è soltanto una semplice escursione, per noi è la possibilità di far diventare l'ambiente naturale un'aula all'aperto, dove si legge, si scoprono quello che spesso i ragazzi hanno studiato sui libri e che lì invece hanno una rappresentazione nella realtà direttamente, e allora diventa molto interessante, anche molto più facile forse da trasferire. Quello che stiamo per fare oggi, dopo aver pernottato in una bella struttura alberghiera della Val di Rem, è l'intenzione di effettuare una gita naturalistica all'interno della valle, coadiuvati da due guide alpine del parco che ci accompagneranno in questa risalita in neve fresca nel bosco di Larici, utilizzando le ciaspole. L'aspettativa della gita è sicuramente di fare un'esperienza significativa di condivisione, e in questo senso di esperienza all'interno di un percorso naturalistico, alla sperimentazione a contatto della bellezza, della natura e anche degli aspetti della flora e della fauna locali.
Hai visto che bello? Il cartello ormai nascosto, completamente nascosto. Oh, basta. Ecco un momento di attenzione. Forse come ho anticipato ieri sera, quando ci siamo incontrati, dopo cena, la neve conserva memoria di chi è passato. Questa è una cosa bella perché durante l'estate noi abbiamo l'idea, non incontrando direttamente gli animali, che in zona non esista vita animale, mentre invece no, gli animali sono animali schivi e quindi non hanno nessuna intenzione, non hanno nessun interesse a farsi vedere, perché non fa parte della loro vita. La presenza della neve, grazie alla possibilità appunto di vedere le tracce, ecco, ci conforta sul fatto che in effetti la vita c'è, soltanto che gli orari sono diversi. Qui davanti a me si vedono le tracce di un animale che si chiama lepre variabile. Diciamo che al 90%, diamo insomma una quota ancora un po' di dubbio, è una lepre alpina, è una lepre già particolare perché ha due tipi di pellicce. Una pelliccia invernale bianca e una pelliccia estiva beige. La caratteristica è questa impronta che sembra quasi una Y, vedete? Le zampe posteriori sono un pochettino più grandi e sono messe parallele, le zampe anteriori invece sono una davanti all'altra. Le zampe posteriori addirittura nella lepre variabile hanno dei peli che sono rigidi, quindi permette all'animale di non sprofondare. Fondamentale è un animale che non ha altra difesa, non ha denti, non ha corna, non ha possibilità di artigli, l'unica possibile difesa è la fuga, quindi il fatto di non sprofondare nella neve gli permette di essere più veloce. Tra l'altro è l'unico animale che si conosca che riesce a fare una curva a 90 gradi senza rallentare, ok? Sempre ai 50 all'ora quando è al galoppo. Una particolarità, la direzione di marcia, sta andando verso l'alto, anche se le zampe posteriori sono in avanti, ma è questo il suo modo di camminare. Quando saltella, atterra sulle zampe anteriori e poi porta le zampe posteriori in avanti. È il suo modo di correre. Quindi se noi volessimo fotografarla, perché non è ammesso altro, dobbiamo andare in quella direzione lì. Ok, lepre variabile, un animale diciamo molto diffuso in montagna. Importante anche questo, il freddo non è un problema per questi animali. Questi animali hanno una pelliccia folta. Se noi, per dare un'idea, possiamo avere circa 100 capelli al centimetro quadrato sulla nostra testa, questi hanno 10.000 peli al centimetro quadrato. Ok? Quindi hanno il freddo, ripeto, non è la loro preoccupazione principale. Il problema è dato dal cibo, il cibo che durante l'inverno è scarso e poi di cattiva qualità, perché è tutta roba secca, quindi che non ha appunto poco nutriente. Viene predata dalle volpi, dall'aquila, naturalmente dal lupo, viene predata addirittura ai piccoli, sono predati dall'ermellino. L'ermellino, escluso la coda, è una robetta così, e quindi, però è molto aggressivo l'ermellino, chiaramente quindi riesce. Mentre invece di qua, al 90% sono le volpe, queste piccole ma non sono ben identificate, perché ci ha nevicato sopra. Non è facile, ma non è neanche così difficile lavorare con i ragazzi. Naturalmente bisogna anche un po' partire da quello che possiamo pensare che sia il loro ambito di vita normale. Se sono ragazzi di città, essere catapultati in mezzo all'ambiente naturale, spesso in salita, con le difficoltà da affrontare, con la fatica, può essere complicato. E quindi bisogna mettere in atto delle tecniche, bisogna cercare di essere soprattutto interessanti, bisogna farsi accettare. I ragazzi sono in grado di senz'altro ascoltare se sanno di essere capiti, di essere accettati, di essere in qualche modo protagonisti. Certamente non sono delle lezioni frontali, ma sono un modo di far capire quanto sono straordinari i meccanismi naturali che loro in qualche modo hanno studiato in aula, ma che invece qui vedono rappresentati. Fra un momento ci fermiamo e quindi poi vedrete se cambiare, cioè se... Vorrei che una delle cose che più mi interessa, così dal punto di vista personale, dal punto di vista professionale, è che voi una volta tornati a casa vi ricordaste non soltanto questi panorami, che sono
spettacolari, fra un po' vedrete quando arriveremo nel vallone, è una roba da togliere il fiato, ok. Ma anche un po', diciamo, la curiosità di guardarsi intorno, la curiosità di capire alcune cose, la curiosità di farsi delle domande. La cosa strana, per esempio, di questo posto dove siamo adesso, vedete, c'è bosco dappertutto. Bosco davanti, dietro, di fianco, ok, bosco dappertutto. Invece qui siamo in una radura. E quindi la domanda è, ma perché qui, ecco, non ci sono alberi? La risposta è guardandosi attorno. Esatto, la presenza dell'uomo che usava questo territorio, ecco, questo dove siamo adesso, in basso, in alto e su, per portare il bestiame al pascolo. E questa era un'area di sosta, quindi aveva bisogno che le mucche, perché in particolare qui si è sempre utilizzato di più la mucca, perché il formaggio nazionale, regionale, tra virgolette, regionale, è la fontina, per produrre la fontina, ok, si utilizzano le mucche. Allora in quello che è la monticazione, il trasferimento del bestiame dal fondovalle alle quote più alte, che succede, che avviene durante l'estate, veniva fatto gradatamente, in modo che gli animali si adattassero, ma anche, che cosa? Voi sapete che l'erba si sviluppa man mano, partendo dalle quote più basse alle quote più alte, non contemporaneamente, ma se ci vuole qualche giorno o qualche settimana. I francesi, che hanno un po' questo modo di pensare un po' strano, dicono che il ritardo nella fioritura è di una settimana ogni 100 metri. Una settimana, cioè quello che è fiorito lì oggi sarà fiorito qui appunto fra una settimana, ok? Quindi questo è importante. Quindi questo bosco è stato, il bosco che era qui è stato tagliato in modo che potesse esserci un'area di sosta durante il trasporto, la salita degli animali durante. E allora qui abbiamo, quella era una piccola stalla, gli animali venivano ricoverati al chiuso, ok? E questo era una latteria, cioè un posto dove il latte prodotto veniva trasformato subito in formaggio, perché la fontina va fatta entro due ore dalla mungitura, altrimenti non si può chiamare fontina. Col latte appena munto, esatto, che viene poi scaldato a 45 gradi, non tanto. Quindi fontina al mattino e fontina al pomeriggio, è un lavorone, però il formaggio che ne viene fuori è un formaggio interessante. Ma tanto adesso fa più freddo, finché non usciamo di nuovo il sole la temperatura è diversa. Avete sentito che differenza tra ombra e sole? È incredibile, eh? In questo periodo è ancora così. Il percorso normalmente si fa nel giro di un'ora e mezza, perché sono 400 metri di dislivello. Noi senz'altro siamo andati più piano, perché non soltanto il tempo viene dedicato al racconto del territorio, alle spiegazioni, cercando di far vedere le cose anche più piccole, meno facili da osservare da subito, però un paio d'ore ci vogliono tutte per arrivare fino in cima. Io sono Claudia Bertozzi e ho accompagnato una delle due classi volentieri a questa gita, perché già l'idea di venire in questo posto così bello e di affrontare questa nuova esperienza di camminata con le racchette mi affascinava. Quindi sono partita già entusiasta, l'entusiasmo mio è rimasto anche lungo il percorso, nonostante qualche difficoltà, perché le nostre classi sono molto eterogenee, alcuni ragazzi sono già abituati ad andare in montagna, altri invece no, siamo proprio di Cremona, quindi loro sono abituati alla città e alla pianura. Questo però, se per qualcuno è stato un problema iniziale, poi è stato superato, e devo dire che questa esperienza poi alla fine anche da loro è stata considerata complessivamente positiva, anche da quelli più in difficoltà, perché la fatica è stata poi ricompensata da un panorama splendido, da una discesa divertente. E la prova in sé, anche una volta superata, è stata un'esperienza di soddisfazione personale. Quindi la riproporrei sicuramente per un altro anno.
anche a classi inferiori, anche al biennio, perché è comunque un'esperienza formativa molto importante. Attenzione! Attenzione! Due indicazioni su come scendere con le racchette. Adesso non seguiremo del tutto l'itinerario di salita, ma ogni tanto faremo qualche deviazione, cioè andando sul ripido, là dove le condizioni appunto lo permettono. Importante quando si scende, le racchette, il peso va sulle racchette tenendo un po' sui talloni, quindi così, ok? È chiaro? I bastoncini vanno tenuti belli larghi, in modo da non averli qui davanti che danno fastidio nel camminare, e in questo modo qui. Le racchette chiaramente vanno tenute sempre aperte dietro, en tout cas. L'altra cosa invece più carina, che poi casomai faremo, è quella, andando sulla neve fresca, di poter camminare in modo diverso, facendo qualcosa di più divertente, e quindi c'è il modo di discesa che si chiama il zampettare. La discesa viene affrontata appunto saltellando ed è una cosa divertente, è una cosa che tutti quanti riescono a fare, i ragazzi hanno una struttura fisica che permette loro di divertirsi facilmente, di scendere senza farsi del male. E questa è una delle cose più intriganti della neve. La neve alta, la neve morbida, impedisce praticamente di farsi del male, e quindi è un gran risultato anche quello. Alla fine dell'escursione, dopo gli aspetti più di tipo contenutistico, gli aspetti più didattici, rilassarsi su una bella discesa è veramente qualcosa che rimane nella memoria delle persone. Gli insegnanti spesso mi dicono appunto che i ragazzi si ricorderanno della discesa, perché è un momento veramente spettacolare. I risultati migliori di un'escursione didattica si ottengono quando i ragazzi sono stati preparati in aula dagli insegnanti, quando viene valorizzato l'aspetto anche relativo alla fatica, che in ogni caso c'è, ma non è mai così forte come, insomma, da non essere sopportata. Quindi questo funziona bene quando appunto c'è un interesse che già in qualche modo è stato introdotto o si va sviluppando. È vero che in linea di massima sono più interessati i ragazzi, i bambini della scuola primaria e dell'inizio della secondaria. A volte i più grandi hanno molti altri interessi per la testa e fanno fatica a porre l'attenzione su quello che noi gli diciamo.